L'artista esistenzialista, buonasera a tutti. Cronaca di un divorzio annunciato. Conte lascia l'Inter, non lo so, 5-6 ore fa, giù di lì, mezzogiorno, non ricordo, 7-8 ore fa, cambia ben poco. Signori, non mi meraviglia, perché vi dico questo? Perché dico cronaca di un divorzio annunciato? Perché credo che Conte delle cose le avesse già riflettute molti o molti mesi fa, 6 mesi fa, 8 mesi fa, diciamo tra gennaio e febbraio. Quando lui ebbe problemi, doveva recuperare la partita con la Sampdoria, se ricordate, in quel periodo non ce la faccio, ho pochi giocatori, rosa streminzita, rosa risicata, ho difficoltà, noi non abbiamo l'organico della Juve, non abbiamo l'organico di altre società e quant'altro. Quindi dicevo, questo è un posto, sta diatriba con Zhang, chiaramente molti mi diranno sì, ma Conte ha fatto altri tipi di valutazione perché c'è il mondo ingaggi di tutto il 15%, chiaramente esce con la roba per dire a 3 milioni di euro, entra Di Marco, entra Salcedo, entra, che ne so, con me, tutti i giovani grandi giocatori, non li mantiene e magari via un pezzo da 90 come Lautaro Martinez, molto probabilmente, più che probabile, magari più Lukaku sui 90-100 milioni di euro, perché c'è questo buco in bilancio, ok? Però credo che Conte si sia tolto anche il famoso sassolino dalla scarpa, perché allora Zhang gli disse: un allenatore che guadagna un tot, tu devi darmi la possibilità di che tanti giocatori rendono al massimo. Ma poi nella realtà hanno reso al massimo, perché è riuscito a vincere il campionato. Lui secondo me riflette che l'anno prossimo io credo che alla Juve si rinforzerà, altre proveranno a dargli fastidio, in più non si può rinforzare, ecco che 1 più 1 fa 2, e Conte ha fatto la valutazione che lui reputa più opportuna, più congrua e quant'altro. Ma ribadisco, non mi meraviglio, perché in tempi non sospetto l'aveva già fatto la Juve quando gli comprano Quadrato. Oggi alle minime difficoltà Conte scompare, scappa via, è fatto così, ripeto, un grande allenatore, non ce n'è da dire, riesce a spremere i giocatori fin dal midollo, traendo il massimo a livello di impegno, dedizione, sacrificio e quant'altro, però ripeto, uomo molto permaloso, e quando, ripeto, si tratta che alla minima parolina gli viene detta, lui se la lega al dito un po', questo più altre situazioni che sono capitate. La mancanza di avere una rosa, cioè ma non possibile di avere una rosa, come dice lui, ad alto livello, anche per giocare in Europa, in cuor suo, probabilmente nel suo cervello, gli ha potuto indicare una strada diversa, che è quella di andare via. L'artista esistenzialista, buonasera a tutti.